Mi chiamo Ferdinando Magellano. Sono stato un navigatore portoghese al servizio del re di Spagna. Ho cercato di compiere per primo il giro del mondo. Non ci sono riuscito. Alcuni miei compagni sì, loro sono ritornati a casa. Io no. Sono morto su un'isola delle Filippine. Sono caduto in combattimento, con la faccia nella sabbia bagnata dal mio sangue. Ho compiuto il mio destino. Dov'è finita la vecchia che me lo aveva predetto? Dove sono finiti tutti i miei marinai? È stata l'inquietudine che mi ha spinto fin lì. L'inquietudine è stata la mia compagna di tutta una vita. Staticità fisica ed emotiva. Solo la lingua sembra muoversi. È possibile fare un parallelo tra l'incontro con parole nuove e la scoperta di nuove terre? Perché no? Non è altrettanto affascinante? Antonio Pigafetta sostiene che trovare qualcuno che ti insegna la lingua del posto in cui ti trovi si chiama ospitalità linguistica. È vero. Ogni volta che parliamo, traduciamo con parole quello che abbiamo dentro. E la lingua che usiamo è l'essenza stessa della comunicazione. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma perché rimani lontano e non ascolti il mio pianto? Di giorno grido, Dio mio, e tu non rispondi. Anche di notte, e non trovo pace. Mercoledì 28 novembre 1520. Siamo entrati nel Mar Pacifico. Presto siamo rimasti senza cibo. Abbiamo passato 3 mesi d'inferno. Avevamo solo pane e biscotto o la polvere di quello che ne restava, compreso i vermi che c'erano dentro. Puzzava di urina di topi. L'acqua da bere era gialla e putrefatta. Mangiavamo perfino i sorci. Si vendevano a mezzo ducato l'uno. Lo scorbuto ci faceva crescere le gengive sopra e sotto i denti, fino a quando non si poteva più masticare. Tanti sono morti così.
senza nemmeno riuscire più a mangiare. Quello che c'è in me è soprattutto stanchezza, non tanto di questo o di quello, e neppure di tutto o di niente, ma stanchezza semplicemente, in sé, stanchezza. La sottigliezza delle sensazioni inutili, le violente passioni per nulla, gli amori intensi per ciò che si suppone in qualcuno. Tutte queste cose, queste e ciò che manca in esse eternamente, tutto ciò produce stanchezza. Questa stanchezza, stanchezza. C'è senza dubbio chi ama l'infinito, c'è senza dubbio chi desidera l'impossibile e c'è senza dubbio chi non vuole niente. Tre tipi di idealisti e io nessuno di questi. No, perché io amo infinitamente il finito, perché io desidero impossibilmente il possibile, perché io voglio tutto, o forse ancora di più se può essere, o anche se non può essere. E il risultato? Per loro la vita sognata o vissuta. Per loro il sogno vissuto o sognato. Per loro la media fra tutto e niente, cioè la vita. E per me? Per me una grande, una profonda e, ah, con quale felicità, infeconda stanchezza. Una supremissima stanchezza. Issima. Issima. Issima stanchezza. Mezzanotte siamo salpati per Mactan. Alle prime luci dell'alba siamo sbarcati, saltando giù nell'acqua fino al ginocchio. Gli scogli non permettevano alle barche di arrivare fino a riva. Quando abbiamo risalito la spiaggia, ci siamo trovati davanti Lapu Lapu e i suoi uomini. Saranno stati almeno 1500. Noi non eravamo nemmeno 50. All'inizio avevano paura dei nostri schioppi, poi hanno cominciato a tirarci di tutto. Frecce, pietre, pali, canne avvelenate. Io ho ordinato la ritirata, ma era tardi. Una freccia mi ha trapassato una gamba e poi un colpo di lancia nel viso mi ha fatto cadere. In un attimo li ho avuti tutti addosso. Si sono accaniti su di me fino alla fine.